Bentornato nel mio canale News. Ultime notizie aggiornate oggi. Nella diretta della terza puntata del GF VIP 7, Orietta Berti si è lasciata andare ad uno sfogo molto pesante nei confronti dei social. Ecco qual è stata la reazione di Alfonso Signorini dopo le sue frasi. La terza serata del Grande Fratello VIP 7 è stata pregna di dinamiche molto interessanti che l'hanno resa scoppiettante sin dai primi minuti. Al centro, il sentimento di Eleonora Ferruzzi per Luca Salatino. La fidanzata del cuoco Soraya Lam ha deciso di intervenire mostrando al giovane tutto il suo amore per lui e ha comunicato alla 47enne quello che da casa non le era piaciuto dei suoi comportamenti. Successivamente, spazio ad Antonino Spinaldese e il ricordo del suo amore con Belen Rodriguez, Pamela Prati e Marco Bellavia e le tanto odiate e temute nomination. Come ha dichiarato il padrone di casa al suo ingresso in studio, abbiamo cominciato da una settimana, ma sembra siano già tre mesi. Il racconto delle prime vicende in casa è stato anticipato da uno sfogo inatteso per tutti i telespettatori di Canale 5. A prendere la parola è stata la nuova opinionista Orietta Berti, che si è sentita in dovere di fare delle precisazioni dopo le polemiche social di questi giorni. GF VIP 7, Orietta Berti ammette a Signorini, per essere qui, ho rinunciato a... Punto. La terza puntata del GF VIP 7 si è aperta con l'Orietta Berti Show. Il motivo, sarebbero le pesanti critiche ricevute dalla cantante nei giorni scorsi, per via del suo compenso. Pare infatti che ad ogni puntata sulla poltrona delle opinioniste insieme a Sonia Bruganelli, percepisca uno stipendio netto di 10.000 euro. Uno schiaffo alla miseria considerando i suoi interventi, sicuramente molto meno pungenti e frequenti di quelli della sua collega. Inoltre, il periodo storico in cui viviamo non è certo uno dei più rosei. Ragion per cui, una cifra del genere appare come esagerata e notevolmente sproporzionata. La donna allora, stanca probabilmente dei continui commenti e meme sui social, è intervenuta affermando, Alfonso, ci tengo a dire qualcosa in merito ai tanti commenti che ancora leggo in internet. Io per stare qui ho rinunciato a tre contratti importanti. Se l'ho fatto, non è certo per il compenso ma per fare qualcosa di diverso alla mia età. Quindi non vi permettete di dire ancora che l'ho fatto solo per i soldi. Il conduttore ha a quel punto abbracciato la cantante e l'ha rassicurata circa le sue intenzioni, chiare a tutti gli autori sin dal primo momento. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.